caster di questo luogo, che è un luogo che si sviluppa completamente in verticale, in spazi strettissimi, ed è un luogo un po' folle per fare una galleria d'arte. Follia, una follia, una sicura follia, ma molto, spero, abbastanza lucida, nel senso che è stata anche una scelta che è stata ponderata da parte nostra, della galleria, insieme a tutti gli artisti che fanno parte del nostro lavoro, che senza di loro, insomma, la galleria non esisterebbe. La galleria sono gli artisti, sono anche gli spazi, però sicuramente la galleria e sono i nomi degli artisti, il loro lavoro e quello che si riesce con loro a costruire. La difficoltà c'è perché proprio le scale sono fatte per degli uomini che 150 anni fa erano nelle dimensioni diverse. Ecco, questo è già interessante. In una labbia di vincoli, nel vincolo di una galleria, sicuramente abbiamo anche dei vincoli molto meno dei vincoli notevoli, delle difficoltà che dovremmo affrontare giorno per giorno, quello ad esempio del trasporto delle opere, del fatto che appunto le scale sono al massimo larghe 59 cm, quindi e le rampe sono molto strette, non sono molto alte, quindi sinceramente trasportare qualcosa all'interno di questo posto è un'avventura. C'è un'altra cosa che io trovo veramente straordinaria, è il fatto che è una galleria che è visitabile in modo piuttosto peculiare. Sì, perché non peculiare, ma non cioè peculiare non per nostra volontà, per la volontà dell'edificio stesso. L'edificio è stato definito dall'artista che ha inaugurato la mostra, che è Simon Starling, è stato definito come, secondo me, veramente una felicissima affermazione, che è quella di autoaffermazione di edificio. L'edificio si autoafferma da solo, e credo che sia assolutamente giusta come affermazione, come sintesi di quello che è questo posto. Le visite devono essere guidate perché non possono essere più, non possiamo mettere più di 8 o 10 persone per volta, dipende anche un po' da quello che verrà esposto. Ma è importantissimo questa cosa, che non è una scelta, ovviamente non è una scelta che è stata dettata dalla nostra volontà, ma di nuovo è una scelta che questo edificio detta, però gli artisti sono quanto di meglio c'è al mondo per superare i vincoli, le difficoltà, e fare delle difficoltà stesse un'occasione di stimolo per poter costruire qualcosa di più grande e di più forte. Noi non siamo il meglio del mondo, però Torino è sicuramente un posto che è sicuramente un